Quali sono le cose più strane che hai visto a Byron? Cazzo. C'è una bella scelta, però sicuramente ne sceglierei tre tra tutti quanti. Un uomo su uno skateboard che si fa trainare dal suo cane tramite il guinzaglio. E un pazzo vestito da Batman che si aggira sui rollerblade per le spiagge di Byron, con tanto di musica a tema. Qualche giorno fa ho conosciuto il terzo, un enorme uomo vestito da castoro che chiede l'elemosina davanti alla scuola e inizia a ballare vicino alle macchine. Fatevi un'idea voi di cosa cazzo può essere Byron. Infatti spesso si sente che dire che Byron non rappresenta l'Australia in questo senso. Byron non è l'Australia. Byron è la cosa che vi deve ricordare tutti, non è l'Australia, assolutamente no. Byron è un paese a parte, pieno di gente pazza che sembra che essere appena arrivata da un altro pianeta. Probabilmente per la vicinanza con Nimbin. E la sera cosa succede? Come i locali, gli australiani bevono, com'è la legge per gli alcolici? Allora, i ragazzi australiani non possono bere fino a che non hanno alcolici, finché non hanno raggiunto l'età di 18 anni. E non possono fumare, anzi, non possono comprare sigarette finché non hanno raggiunto l'età di 18 anni. Però possono fumare se hanno già 16 anni. A meno che non trovi un pacchetto per strada, ciò è impossibile. E questo è il problema, perché noi italiani siamo stati abituati fin da piccoli, fin dal nonno, che ci dà un bicchierino di vino e pian piano noi nel crescendo beviamo. E arriviamo ai 18 anni che il nostro organismo è già pronto a bere, a fare sbornie, però senza esagerare, sappiamo quando fermarci. Gli australiani, non avendo mai bevuto, arrivano ai 18 anni, si scatenano e fanno guai. Distruggono, finiscono. Molti mi hanno detto, la sera dei 18 anni finisce all'ospedale. Quindi è abbastanza pericoloso. Pure sulle sigarette non si sanno regolare, cioè si fumano 20, un pacchetto al giorno, cioè, quelli che fumano. E la sera suonano musica dal vivo i locali, com'è? Sì, sono musica dal vivo durante alcune serate, soprattutto durante i full moon party. E sì, molto bello, molte varietà di musiche possono andare dalla musica elettronica al rap, all'hip hop, al reggae. Byron non conosce il genere, cioè c'è di tutto. Naturalmente quello che primeggia è il reggae. Città dei fattoni proprio. A proposito, ho sentito che hai avuto l'onore di visitare Nimbin. Ma dai, io credo che chiunque venga a Byron almeno una volta è stato a Nimbin. Come l'hai trovata? Come l'ho trovata? Dal bellissimo autobus a colori, sgargianti proprio, con tanti di fiorellini, un autobus veramente tripposo, e che si aggirava la mattina presto, quindi ho chiesto all'autista dove va questa cosa a Nimbin. Nimbin, Nimbin. Un giorno sono andato con questo mio amico italiano Lorenzo, abbiamo preso, siamo andati a Nimbin. È un altro posto, è un altro pianeta. Se Byron non era l'Australia, Nimbin non è proprio di questo mondo. Appena arrivi, una vecchietta potrebbe stopparti e chiederti di comprare qualche bel biscottino all'erba. Non è legale fumare erba a Nimbin o consumare erba. Però la polizia, quando se ti stai fumando un cannone, guarda dall'altro lato, quindi è concesso. Non è legale, ma è concesso. E cosa importante, entri a Nimbin senza erba, esci da Nimbin senza erba, o se no, vai in prigione, senza passare dal via. Abbiamo fatto abbastanza pubblicità a questo argomento. Sì.